Nina trema, eh? Sogna, sogna, René. Siete pronti? Su, andiamo. Il cliente e la moglie vengono con me. Noi stiamo in seconda posizione. Prima di arrivare cambiamo formazione. Copriamo l'uscita dall'auto. Niente cambio di formazione. René, attento alla signora Gruber. Prendi esempio da Max, lo sai, no? Gruber deve restare viva e sua moglie di buon umore. Sì, lo so. Ecco, bravo. Scende del 5% almeno, è fuori. Problema suo, come ci riesce? No, non mi interessa. Basta così. Salve, signor Gruber. Ci muoviamo? Si accomodi. Salve, signora Gruber. Come sta oggi? È meglio che non glielo dica. Quante guardie? Cos'hai, paura o vuoi far colpo sui nuovi clienti? C'è parecchia gente pazza, Doris. I cosiddetti normali sono anche peggio. Grazie. Prego. Ha ricevuto nuove minacce, signor Gruber. Sempre le solite. Allora? Niente, è una noia. Io vorrei che succedesse qualcosa. Per dimostrare quanto sei svelto con la pistola, eh? Cambio di posizione. Lei e mio marito vi conoscevate da prima, signorina Wiegand? No. Ci eravamo giusto visti una volta a un ricevimento, quando lavoravo con un cliente arabo. Vieni, cara. Dove va? Non si avvicini. No, è tutto a posto. Salve, signor Struck. Lei lo sa perché sono qui, vero? Mio caro Struck, lei perde tempo. Glielo ripeto. Se non salda subito quella fattura, beh, io... adesso basta. Arrivederci. Non può trattarmi per così. Per favore, indietro. Vabbè, indietro. Ma che fa? Avanti. Signore, indietro. È pregato di allontanarsi. Sì, chiaro? Sì, certo. Grazie mille. Gruber! Sei un essere ignobile. Avrai una bella sorpresa. Su, entrate, per favore. Che roba! Cari soci, appaltatori, locatari e investitori, benvenuti. La Gruber Holding consegna oggi ufficialmente, dopo un lavoro di 3 anni, questo splendido edificio. Non è certo il primo e non sarà neanche l'ultimo. Vi posso dare la mia parola, signore. Ha reagito bene. Credevo che sarebbe andato fuori di testa. In un contesto complicato e malgrado la crisi finanziaria, è possibile realizzare un immobile di queste dimensioni. Grazie per il vostro aiuto. Grazie per essere... C'è un'arma puntata in quel camion, lassù sul ponte. Prendiamo allora.
fretta, più in fretta! Presto, nell'auto! Giù! Giù, restate giù! Giù! Avanti! Avanti, parti, parti! Qualcuno è ferito! Io no. E tu, cara? Sto bene. Dovevate cercare di prenderlo! Signor Gruber, siamo guardie del corpo, non una squadra d'assalto. Non capisco come sia potuto accadere. La mia reputazione è rovinata e per me è vitale. Forse dovrei assumere un'altra scorta. La zona era controllata, ma non c'è mai la sicurezza al 100%. E se non ci consideri abbastanza validi, no, allora... No. Tu sei molto brava, lo so. Abbiamo fatto un patto. E allora? Adesso no, Thorsten. Quando? Signor Gruber, ci sono due signori della polizia. Sì, sempre quando non servono. Li faccio accomodare. Grazie. Si figuri. Commissario Capo Fosse, lui è il mio collega Ayman. Thorsten Gruber, molto piacere. Signor Gruber? No, non se ne vada, signorina Wiegand. È il capo delle mie guardie del corpo. Anya Wiegand, titolare della V-Protect. Come mai ha assunto delle guardie del corpo? Mesi fa qualcuno ha dato fuoco alla mia auto. Avete preso l'uomo che ha sparato? Non ancora. Lei è riuscita a vederlo? Solo la canna del fucile e non era un'arma d'assalto. Era un fucile da caccia. Abbiamo trovato i bossoli corrispondenti. Signor Gruber, è possibile che l'attentatore abbia sbagliato intenzionalmente? E perché? La posizione di tiro era perfetta, aveva tutto il tempo per mirare. E sbagliare tiro da una distanza così ravvicinata. Lei quindi pensa a un'intimidazione? Guardi, ha lanciato questi volantini dal ponte. Thorsten Gruber è un criminale senza scrupoli. Truffa i suoi operai e distrugge le persone. È una cosa ridicola. Sai chi può averlo scritto? Vuole una lista breve o completa? Ehi, ehi, sul serio? Ecco i miei cantieri degli ultimi anni. Appartamenti, locali commerciali, uffici. Noi ci occupiamo di acquistare, ristrutturare e vendere immobili. Gli investitori sono contenti, ma il settore dell'edilizia non è facile. I subappaltatori lavorano male. Gli affittuari si lamentano. La concorrenza ha le armi affilate. Sospetta concretamente di qualcuno? Tutte le minacce sono arrivate anonime. Comunque, prima della consegna del palazzo, il signor Gruber ha subito un'aggressione. Un'aggressione? Sciocchezze, era Struck. Ha fatto per me un pessimo lavoro e quindi non lo pagherò. Ci serve un elenco di ditte e persone con le quali ha avuto discussioni o contenziosi legali nell'ultimo anno. È pronto, glielo faccio avere. Sarebbe il caso di metterla sotto sorveglianza. A meno che non mi offra gli uomini del servizio segreto, mi fido di più delle mie guardie del corpo. Bene, come preferisce. Manfred Wiemeyer, installatore, Kühnagel arredi, Siegfried Struck in presedile. Ha parecchi nemici il signor Gruber. Ma gli affari devono andargli bene, altrimenti non potrebbe permettersi una scorta. Questo Siegfried Struck lo interrogherei per primo. Signor Gruber. Sì. Io vorrei mettermi in proprio. Vuole silurare il suo capo? Perché no? Ma avrei bisogno di un piccolo capitale iniziale. Perché ne parla con me? Torni più tardi, l'aspetto. Massimo tra un'ora o due. Se mia moglie le chiede qualcosa, sta facendo un giro di controllo. Va bene. Buonanotte.
Ehi. Ciao. Non voleva star sola dopo la giornata di oggi. È di sopra? Io vado allora. A domani, signor Gruber. A domani. Posso? Signor Gruber? Signor Gruber? Maledizione, che spavento! E questo che significa? È successo qualcosa? Per l'amor di Dio. Doris, chiama l'ambulanza. E anche la polizia.
Oh mio Dio, no! Ci rivediamo presto. Eh già. Chi è la vittima? Si chiama René Steinberg, uomo di 40 anni. Era guardia del corpo presso la società di sicurezza V-Protect. Ho capito. Buonasera. Ho trovato due bossoli di pistola, una 9 mm. È probabile che Steinberg avesse estratto l'arma, ma non ha sparato. Chi c'era in casa quando è accaduto? I coniugi Gruber, ma sembra che non abbiano visto niente. Steinberg veniva da fuori. Chi gli ha aperto la porta? Né il marito né la moglie. Quindi l'assassino è entrato in casa prima di Steinberg e non ha chiuso la porta. C'è segno di effrazione? Se c'è, non è visibile. Salve, dottore. Buonasera, Richard. Due colpi d'arma da fuoco, uno allo stomaco e uno al petto. Credo sia morto sul colpo. Segni di lotta? A prima vista, no. Nessuno. A che ora è successo? Tra le 20 e le 21, ma non lo possiamo ancora dire con precisione. I Gruber qualcosa avranno pur sentito. Lui era nello studio e lei al piano di sopra. C'era la musica a volume alto. A volume alto? Sì. Ma due spari comunque sia, si sentono. Non sono colpi a bruciapelo. Non c'è polvere da sparo. Silenziatore? Il silenziatore sa di professionista. Permesso. Dove sono i Gruber? Buonasera. Buonasera. Commissario Capo Foss. Lei crede che volesse uccidere mio marito? Oh, può essere. Che ci faceva qui Steinberg così tardi? Lo avevo pregato io di passare a dare una controllata. Dopo l'attentato di oggi mi sentivo leggermente insicuro. Adesso non rifiuterà più la protezione della polizia, vero? In giardino l'accetto, ma in casa non la sopporterei. Abbiamo già le nostre guardie del corpo. Signor Gruber, non le viene proprio in mente nessuno che possa avere un motivo per ucciderlo? Se lo sapessi glielo direi. Ma non lo so, forse Struck. Gli altri collaboratori li conosco a malapena. Qualche nemico in ambito privato? Vuole sapere se hai un amante? No, niente del genere. C'è una certa signora Vigant qui fuori. Arrivo. Per ora è tutto. Vi ringrazio. Senta, commissario. Crede che potrebbe riprovarci? Dobbiamo aspettarcelo. Quando la riavrò? Domani. Ci sono altre armi? Il mio collega, Max Vogel, ha un revolver. I bossoli provengono da una semiautomatica. Escludo che fosse un revolver. Ci dispiace per il suo collega, signora Vigant. È una cosa pazzesca. Stento ancora a crederci. René era un collaboratore leale. Un vero amico. Qualcuno aveva un motivo per ucciderla? No. Perché? Steinberg aveva un cellulare? Sì, naturalmente. Dobbiamo essere sempre irreperibili, tutti ne abbiamo uno. Ma non ce l'aveva addosso e neanche in macchina. Beh, magari è in ufficio, nel suo armadietto. Fossi voi ci guarderei. Grazie, signora Vigand. Ah, prego. Spero lo prendiate presto. Vai tu a casa di Steinberg? Sì. Un po' strana tutta questa faccenda, vero? Un po' troppo strana, direi. O era Gruber il vero bersaglio e Steinberg ci si è trovato in mezzo, o era proprio lui. Ma non abbiamo alcun movente. Cosa sappiamo sugli operai? Nessuno di loro possiede una pistola o un fucile da caccia. E quel Wiemeyer è in una casa di cura da settimane. Ha avuto un ictus. Buongiorno. L'appartamento di Steinberg non ci aiuta per niente. Tipica stanza da scapolo, un gran televisore, un letto enorme. Aveva una ragazza fissa? No, diverse, secondo la vicina. Il cellulare, l'hai trovato? No,
ma ho trovato una lista completa di tutti i clienti della V-Protect e un piano di lavoro per una nuova società di sicurezza. Uh-huh. Forse voleva accaparrarsi i clienti della Vigant. La cui pistola non è l'arma del delitto, secondo la balistica. Sarebbe stata un'ingenua usare la propria pistola per un delitto. Diamo un'occhiata alla V-Protect, poi occupiamoci di quello Struck e della lista di Gruber. Sì? Ciao. Werner, hai novità? Ti sto mandando una cosa che ho trovato, un altro volantino. Era in fondo alla piscina. Potrebbe essere dell'assassino. E ricorda quello di ieri. Ci sono impronte? Me ne occupo subito. A proposito, molte fotocopiatrici lasciano un marchio invisibile a occhio nudo. Provo a trovare la copisteria. Ok, grazie. Potremmo andare via un paio di settimane, fare un viaggio all'estero. Vuoi dire noi due, da soli? E a che servirebbe? C'è un tale nervosismo in questa casa. Magari da soli riusciremo a parlare. Doris, davvero mi piacerebbe tanto, ma ora ho due progetti in fase decisiva. Tu hai sempre qualcosa da fare. C'è sempre qualcosa di importante per te, ma non vedi quello che è importante davvero. Scusa, ma adesso non ce la faccio ad affrontare questi discorsi. Peccato. Posso riavere la mia pistola? Sì. René Steinberg le aveva detto che aveva intenzione di mettersi in proprio. Anche se fosse, non potevo impedirglielo. È venuto qui per il cellulare di René. Certo, è logico. Ma nell'armadietto non c'è, risulta spento. A proposito, lei ieri sera dove si trovava? Sospettate che sia stata io a uccidere René? Ero a casa. No, non ci sono testimoni. Peccato. Quando ha visto il cellulare di Steinberg l'ultima volta? Ieri, mi sembra. Sa una cosa? Per me è stato quell'imbianchino fuori di testa. Mirava Gruber, è chiaro. Ma René deve essere spuntato al momento sbagliato. Dov'era lei ieri sera tra le 20 e le 21? Non mi prenda in giro. Nella sala giochi della Frankenstrasse. Quando stacco dal lavoro mi piace giocare un po'. È la cosa giusta per rilassarsi. Dobbiamo muoverci. I Gruber ci aspettano. Non ha paura adesso? La paura è un bene. Chi non ha paura è meno attento. E chi non è attento muore. Forse Steinberg non aveva paura. Sciocchezze. René ha avuto solo sfortuna. Esatto. Il rischio del mestiere. Come per voi. Grazie. Qualche indizio che Steinberg fosse il vero bersaglio? No. Il cellulare è sparito, forse. Eccolo qui. Salve. Sei la prima cosa gradevole che mi capita oggi. Thank you.
Signor Struck, va bene così? Come bene? Guardate quello che fate. Due bianchi diversi sullo stesso muro. Ma vi siete ammattiti, forse? Dovete risolvere il problema e fatelo entro oggi. Beh, salute. Si è rivolto con quel tono anche al signor Gruber? Fossi, polizia criminale, mio collega Richter. Gruber ci rimette quasi la pelle e voi vi precipitate subito qui da me. Gruber le deve ancora pagare due fatture, vero? Quel bastardo mi sta togliendo il respiro. Ho 30 persone che lavorano per me. Se Gruber non mi salda ogni settimana, posso anche dichiarare fallimento, visto come vanno le cose. E per convincere Gruber a pagare, lei ha sparato la sua guardia del corpo. Io? Le sembro il tipo, per caso? Dove si trovava ieri sera tra le ore 20 e le 21? Non vengo a dirlo a lei. Ci sono altre domande? Allora torno al mio lavoro. Qualcuno deve pur pagare le tasse per assicurarvi il vostro lauto stipendio. Statemi bene. Lo convochiamo? No, non c'è ragione. Non abbiamo niente di concreto. Facciamo un salto in quella sala giochi piuttosto e occupiamoci dell'alibi di Max Bogle. Ho capito. Va bene, grazie. Sembra che Gruber segua la normale prassi del settore. Pagare le fatture del personale il più tardi possibile, mai completamente, perché c'è sempre qualcosa che non va. Cerca un modo per risparmiare. E farsi dei nemici. Dov'è Werner? Ha individuato il marchio su questo volantino. È andato a cercare il laboratorio che si è occupato della stampa. Abbiamo il referto della balistica? Sì. Si tratta di una pistola 9 mm. Le tracce qui sui proiettili indicano che è stato utilizzato un silenziatore. Ma l'arma non è schedata, purtroppo. Quello Struck mi è sembrato molto sicuro di sé. Forse sa già che non possiamo fargli nulla. Ma non è detto che sia stato lui a sparare a Steinberg. Magari ha soldato qualcuno per farlo. E chi? Già. Finora Gruber non ha ancora pagato. Teniamo gli occhi ben aperti. Che cosa sappiamo sugli addetti alla sicurezza? Anya Wigand non ha un alibi e quello di Bogle è alquanto lacunoso. È stato sì in quella sala giochi, ma la vigilanza non sapeva dire esattamente da che ora a che ora. Perché uno dei due dovrebbe voler uccidere Gruber? Magari per conto di Struck. O forse un movente personale. Facciamo due chiacchiere con Doris Gruber. Potresti aspettare all'ingresso? Sai bene che non posso. Scusa, ma è me che non vuoi? No, certo che no. Vorrei soltanto stare qui da sola, lo capisci? Ok. Allora aspetto qui. Max? Sì? Apprezzo quello che fai. Ma cosa volete? È un cimitero questo. Mi scusi, signora, non volevo disturbarla a casa né convocarla alla centrale. Solo un paio di domande rapide. Vorremmo parlare con la signora Gruber da sola. Sì, capisco, ma grazie. C'erano dei dissapori tra suo marito e René Steinberg? Non capisco la domanda. Beh, qualche discussione un po' animata. Gelosia, odio. Io... Steinberg, la Wigand o Max Bogle hanno mai discusso fra loro? Non direi, e comunque non mi interessa. Queste guardie del corpo sono un'idea di mio marito. A me danno fastidio. Che rapporti ci sono tra la Wigand e il signor Bogle e suo marito? Loro lo scortano. E suo marito? Lui li paga. Mi dispiace, io non posso dirvi altro. Max?
Vi prego, in futuro non fatemi più certe domande. Grazie comunque. Vedi quel fuoristrada lì dietro? C'è qualcuno dentro. Era lì anche prima. Maledizione. Fermo! Fermo! Non si muova! Ehi! Spenga il motore! Ehi! Scenda molto lentamente. Che cosa sta succedendo? Werner! Ho bisogno di te al cimitero occidentale. Vieni subito con gli artificieri. Ehi! Che succede? Siamo lontani da lì! Sto inseguendo un fuoristrada scuro che fila a tutto gas sulla Lantalerstrasse in uscita dalla città. Mi servono urgentemente rinforzi. Ricevuto, rinforzi in arrivo. È mancato poco, vero? Non è detto che l'esplosivo sia innescato. Che importanza? Prima o poi dobbiamo andarcene tutti. Non è meglio poi? Potrebbe volerci tempo. In questo caso io allora prendo un taxi. No, la prego. L'accompagno io, se permette. Grazie. Venga fuori! Ho detto fuori dalla macchina! Mani in alto! Stia fermo! Stia fermo o sparo! Si giri. Avanti. Oh. Grazie. Stata sulla tomba di suo figlio? Si chiamava Liam. Ho visto la foto in casa sua. Era un bambino fantastico. Lei ha figli? Sì, una ragazza. È fortunato. È successo l'estate scorsa, un pomeriggio. Ero andata in città, la ragazza alla pari era libera e Thorsten era a casa da solo col bambino. Doveva occuparsene lui. Leon è corso verso la piscina. Mio marito era attaccato al telefono. Aveva solo 4 anni. Non sapeva nuotare. Mi dispiace tanto, signora Gruber. Mio marito avrebbe voluto un altro figlio, ma io non ce la faccio. Penserai sempre a Leon. Vivrai nel terrore. Mi scusi se l'ho infastidita con il mio racconto. No, la prego, non ci pensi neppure. A volte è più facile dire ad uno sconosciuto cos'è che ci tormenta. È vero. Thorsten non mi ascolta neanche. Lo odia? Ah, ecco, ho fatto male a parlare con lei. Adesso crederà che voglio uccidere il mio marito. Ed è così? Questo riporterebbe Leon in vita. Devo far ricoprire al più presto la piscina. Signor Wiese, abbiamo trovato questo nel suo bagagliaio. È lo stesso tipo di cavo con cui era fissato l'esplosivo all'auto. Supponiamo che lei non conosca la signora Gruber e che l'esplosivo fosse un chiaro avvertimento per il signor Gruber. Chi l'ha incaricata di metterlo?
Si trattava in pratica di una granata a carica ridotta, ma con i suoi precedenti finirà senz'altro dietro le sbarre. Questi sono i tabulati del suo cellulare. Axel, te ne occupi tu? Dov'era ieri tra le ore 20 e le 21, signor Wiese? Wiese. Wiese non mi dice niente. Beh, è strano. Il signor Wiese ha il suo numero memorizzato. Continua a non dirmi niente. Però vi siete sentiti al telefono 7 volte negli ultimi 3 giorni. Signor Wiese, guardi che scopriremo comunque come è andata. Ci può raccontare tutto adesso o continuare a tacere e ritrovarsi con una pena più pesante. Siamo alle solite. Mi ha ingaggiato Struck. Dovevo spaventare Gruber per costringerlo a pagare. Ma io non ho ucciso nessuno. Carsten Wiese ha ammesso di essere stato ingaggiato da lei. Allora, signor Struck? Vede, commissario, io do lavoro a 30 persone. Che cosa dovrei dirgli? A casa? Gruber non mi ha pagato? Ma questo non le dà il diritto. Che cosa volete che faccia? Lo denuncio? Quando la causa sarà finita, sarò vecchio e calvo. E intanto i periti mi avranno già massacrato. E se alla fine, dopo anni, dovessi magari ottenere ragione? A quel punto Gruber dichiarerà fallimento e io potrò darmi la sentenza sui calli. Comunque, ieri sera ero a casa con mia moglie. Insomma, lei ha incaricato Carsten Wiese di uccidere Gruber? Che vantaggio avrei avuto? Non ho detto a Wiese di ucciderlo, ma soltanto di spaventarlo! Sono più di 30 anni che lavoro in questo campo, ma non mi sono mai abituato a certi miei metodi. Non volevo che si mettesse a usare l'esplosivo. E men che mai che qualcuno morisse. Mi deve credere. Sì, ho capito. La ringrazio. Arrivederci. Allora? Struck era a casa, secondo la moglie. Carsten Wiese all'ora del delitto era in birreria. Ci sono testimoni. Ed ha un alibi anche per l'attentato alla consegna dell'edificio. Mi sembra di impazzire. Non abbiamo niente in mano. Meno di niente. Il cellulare di Steinberg, almeno, è saltato fuori. Non ancora, ma domani andrò a ricontrollare la società di sicurezza. Werner, se almeno tu avessi qualcosa che può farci fare dei progressi, te ne sarei grato. È probabile. Sappiamo chi è l'autore di questo volantino. In una copisteria si sono ricordati di lui. Anton Wiemeyer. Il nome è sulla lista, ma non era in una casa di cure. Quello sulla lista è Manfred Wiemeyer. Aveva una piccola ditta di installazione, ma Gruber, come al solito, non gli ha pagato il lavoro. Anton Wiemeyer è suo figlio, fa il camionista. Inoltre è un cacciatore, possiede un fucile da caccia. Sei stato da lui? Non era in casa. La vicina dice che va a trovare suo padre ogni giorno dopo il lavoro. Indirizzo? Grazie. Andiamo. Sforzo. Sì. Fai da solo? Su. Su, coraggio, mordi. Dai, papà. Sì. Un momento, per favore. Ci sono 2 signori della polizia criminale. Sì, arrivo. Mio padre ha fatto per Gruber un lavoro di alcuni mesi, ma gliene ha pagato solo metà, dicendo che era fatto male. Mio padre gli ha chiesto il saldo delle fatture, ma non c'è stato verso. Si è così infuriato che gli è venuto un ictus e ora resterà invalido per tutta la vita grazie a quel bastardo. Mi dispiace molto.
Questo lo ha fatto lei? Il proprietario della copisteria si ricorda benissimo. E ogni parola scritta lì è vera. Lei possiede un fucile da caccia. Crediamo sia l'arma con cui ha sparato a Thorsten Gruber. Devo pregarla di seguirci. Prima posso salutare mio padre? Prego. Stia tranquillo, suo figlio ora torna. L'attentato è opera mia. L'ho fatto perché la stampa vedesse che razza di bastardo è Gruber. È chiaro che ho mancato intenzionalmente il bersaglio. Cosa che non ha fatto la sera stessa con la sua guardia del corpo. Non sono stato io. Comunque ieri dove si trovava tra le 8 e le 9 di sera? Fino alle 7:30 da mio padre, poi a casa. Ha dei testimoni? Era nascosta sotto il sedile del passeggero. No, vivo da solo. Signor Wiemeyer, nella sua auto abbiamo trovato una pistola con il silenziatore. Non è possibile. Sotto il sedile destro. Quella non è mia. Domani mattina ci arriveranno i risultati dell'analisi balistica. E sapremo se si tratta dell'arma del delitto. Vai a letto con lei. Che cosa? Anya Wiegand. Da quanto tempo va avanti? Ma come ti viene in mente? Già, come mi viene in mente. Ti piacerebbe che me ne andassi, vero? Doris. Doris, come fai a dire certe cose? Deve essere terribile per te avermi sempre davanti agli occhi. Non faccio altro che ricordartelo. Non mi permetti neanche di avvicinarmi a te. E ti sorprende, dopo tutto quello che è successo. Beh, credi di essere l'unica a soffrire? Credi questo? Io non ce la faccio più, lo capisci? Prima o poi mi passerà la voglia. Buonanotte. Le cose si mettono molto male per lei, signor Wiemeyer. I risultati della balistica parlano chiaro. Questa era nella sua auto ed è l'arma del delitto. Ve l'ho detto e ve lo ripeto. Io non ho mai visto quella maledetta pistola in vita mia. E adesso vi faccio io una domanda. Cosa ci avrei guadagnato uccidendo Gruber? Si sarebbe preso la sua vendetta, ad esempio, sull'uomo che secondo lei ha fatto di suo padre un invalido. Maledizione! Lei ha un movente. Non ha uno straccio di alibi. E possiede l'arma del delitto, signor Wiemeyer. Mio padre è ricoverato. Lei mi considera un omicida e Gruber, quel bastardo, se ne va in giro liberamente. Sarebbe questa la giustizia, secondo lei? Me lo dica. Richiederà il mandato d'arresto? Sulla base delle prove esistenti rimane in stato di fermo. Ma non credo che sia stato lui. Aveva l'arma del delitto. Il giorno mira intenzionalmente Gruber senza colpirlo e la sera invece di lui uccide la guardia del corpo. Gli uomini si comportano in modo irrazionale. Ma lui si prende cura regolarmente del padre. E poi commette un'azione simile? No. No. Io non credo. Supponiamo che qualcuno abbia voluto incastrare Wiemeyer con quella pistola. Non può che trattarsi di qualcuno che era a conoscenza dei suoi problemi con Gruber. Primo di tutti, Gruber stesso. Poi Anya Wiegand. Ha compilato lei la lista delle società con cui hanno lavorato. Anche Max Bogel conosce la lista. La domanda è: chi fra loro avrà avuto un movente? René può aver perso il cellulare ovunque. È vero, però
Potrei anche trovare qualcos'altro di interessante. Ma certo, dei cucchiai d'argento che René aveva rubato dai Gruber ed è per questo che la signora Gruber l'ha ucciso. Mi piacciono le donne ironiche. Ma sono qui per motivi di servizio. Ah, guarda, guarda. Non è un cucchiaio d'argento, però... Una memory card. Chi cerca, trova alla fine. Una memory card esterna può contenere più foto della memoria interna di un cellulare. Sono curioso di sapere perché Steinberg l'ha nascosta così bene. Guardiamo un po'. Corpo a corpo, poligono di tiro. Addestramento di guida? Non credo. Forse è la festa di compleanno di Gruber. Anya, apri questa. Guardate un po'. Bingo. Lei ha avuto una relazione con Thorsten Gruber. Sì, però prima di lavorare per lui come scorta. Vuol dire che è stata ingaggiata grazie alla vostra relazione? Anche se fosse? Che cosa c'entra con la morte di René? René Steinberg magari vuole mettersi in proprio. Per farlo ha bisogno di denaro. E così ricatta Thorsten Gruber con le fotografie. Lui all'inizio dice di sì e lo invita a tornare a casa sua in tarda serata. Nel frattempo però parla con lei e la convince ad aiutarlo. È lei che spara a Steinberg, ma tutto fa sembrare che Steinberg abbia sorpreso un killer e sia stato ucciso da lui. Lei nasconde l'arma del delitto nell'auto di una persona che ce l'aveva con Gruber. Niente male come piano. Purtroppo nessuno di voi due sapeva che Steinberg aveva salvato le foto su una memory card esterna. Io sono una guardia del corpo, non uccido un mio collega. Dov'è il cellulare di Steinberg? Non l'ho mai avuto! Ho qui il mandato di perquisizione. Grazie. Per l'attentato col suo fucile da caccia subirà un processo, ovviamente. Spero di poter assistere mio padre. Ci vorrà un po' di tempo, però. Stia bene, signor Wiemeyer. Mi aspetto una spiegazione, commissario. René Steinberg la ricattava, è vero? Come le viene in mente? Non ho mai visto queste foto. Il cellulare era ben nascosto dietro una fila di libri. Ecco, è quello di Steinberg. Guardi, dentro ci sono delle foto di lei e Anya Wiegand insieme. Sì, lo ammetto. Steinberg mi ha ricattato. Mi ha chiesto 20.000 euro. Io gliene ho offerti 10.000 che tenevo in cassaforte. Per quale motivo ha accettato? Temeva che con un divorzio avrebbe perso metà del patrimonio? No. Mia moglie e io siamo in separazione dei beni. Non volevo ferirla tutto qui, dopo quello che ha passato. Poi Steinberg l'ha accompagnata a casa. Ma c'era ancora Anya, così ho preferito dirgli di tornare più tardi. Per farlo fuori? No. Come si è impossessato di quel cellulare? Doris era corsa a chiamarmi sconvolta. L'ho mandata ad avvertire la polizia, ho frugato addosso a Steinberg e ho preso il cellulare. Qui casa Gruber. Mandate un'ambulanza con un medico a bordo al 378 di Movenpick. Prima che arrivassi alla polizia, ho nascosto il telefonino nella libreria dello studio. Ma non sono stato io a sparare a quell'uomo. Può sempre averlo fatto fare alla sua amante. Era qui quando lei è rientrato. Magari le ha detto che Steinberg sarebbe tornato più tardi. No, non è andata così. Forse lei mi dice la verità. E forse il bersaglio della signora Wiegand era un altro. Non la seguo. Lei è innamorata di Thorsten Gruber, che ha fatto in modo di averla sempre accanto come amante. Lei però non vuole separarsi da sua moglie. Le rimorde pesantemente la coscienza perché si sente responsabile della morte del vostro bambino. Per lei significa vedere quotidianamente l'uomo che ama, ma non averlo tutto per sé. Poi all'improvviso c'è questo attentato.
con la carabina da caccia. E lei lo sfrutta a suo vantaggio. Lo usa semplicemente per togliere di mezzo Doris Gruber. Non dirà sul serio. Perché no? Un paio d'anni d'attesa e niente più avrebbe intralciato la vostra unione. Lei voleva sparare a Doris Gruber. Ma la sfortuna ha voluto che la sorprendesse il collega. Anya, questa è un'assurdità, vero? Certo che è assurdo. È vero, io lo amo. Sì. Ma non commetterei mai un omicidio per amore. Mai. Allora? Non è capace di una cosa simile. E anche se fosse, non abbiamo prove. Già. E adesso? Ricominciamo tutto da capo. Secondo me questa Wigand non è da escludere. Che cosa stai guardando? Steinberg aveva delle foto del compleanno di Gruber. Ci possono servire? Non lo so ancora. Oh, guarda, guarda. Credo che Steinberg non si sia neanche reso conto di cosa ha fotografato per caso. A che ti riferisci? Guarda nello specchio. Ah, quello sì che fa bene il suo lavoro. Max Vogel è innamorato di Doris Gruber. E Doris Gruber odia suo marito. Immediatamente. Ma se sono appena uscito dalla polizia? E perché lì? Sì, sì, va bene? Bene. Arrivo. Le donne. Non andiamo più in ufficio. La signora Gruber è appena uscita. Con la guardia del corpo? Con Max Vogel? No, ha preso un taxi. Dove andava? Questo non lo so. Grazie. Posso? Richard, Gruber qui non c'è, ma ho una lista di tutti i cantieri in cui potrebbe trovarsi in questo momento e secondo me è nel nuovo complesso di uffici. Qui che intendeva? Lo spenga. Cosa? Lo spenga! Ma che ti prende? Max, ti prego. Si può sapere che intenzioni hai? Presto lo scoprirà. Hai ucciso tu Steinberg. Zitto e cammina! Lurido bastardo! Sta calmo! Max, ti prego! Non ti ho mai fatto niente! Cammina! Vuoi dei soldi? Ti darò più soldi di quanti te ne servo! Indietro! Ormai non hai più scampo. Doris... Doris, no! Perché lo fai? Per Leon? È stato un incidente. Mi hai lasciata completamente sola. Che cosa pretendevi da me? Adesso lo vedrai. Forza. Salta giù. Salta giù. Ma cosa? No. No. Salta giù! No, no. Deve sembrare un suicidio. Così penseranno che ti sei ammazzato. Avanti, salta! Ma non riuscirai mai a farla franca. Zitto. Questo non ti riguarda. E poi sembrerà un incidente. Forza. Avanti, salta giù! Salta giù! Io... Buttati! Doris,
Ti prego. Salta. Giù la pistola, Bogel! Premi il grilletto. Getti quella pistola, signor Bogel. Me lo hai promesso. Forza, buttati giù. La morte di Steinberg forse non era premeditata, ma questo... questo è un omicidio. E allora non se lo merita. Ha ucciso mio figlio. È stato un incidente, lo sa benissimo. Sparagli adesso. Crede davvero che questa donna la ami? Tu non puoi piantarmi naso, Max. È convinto che l'aspetterà finché non sarà libero? Si svegli, per favore, Bogel. Vuole stare zitto. Doris, tu mi ami? Dimmelo, mi ami? Sì. Sì, io ti ho dato tutto, lo sai bene. Si è servita di lei. Nient'altro. Sei solo un povero fallito. Cosa? Io ho rischiato tutto per te. Ho ucciso un mio collega per te. E tu mi chiami povero fallito. Max. Io per te ero pronto a tutto. A tutto. No! Portatelo via! Come va? No! Si fermi! Che vita avrei in prigione? Signora Gruber, per favore, non lo faccia. Passare anni a pensare! Doris! No! No! Mi lasci! Non ce la faccio più! È finita! Non ce la faccio a vivere! È finita! Si occupi di lei, agente. Un giorno da dimenticare.